Qui abbiamo il dirigente Salvo Armato, il mister Tommaso Napoli e il presidente Elio Bagnato, i quali sono a vostra disposizione per le interviste. Avete saputo tramite i nostri comunicati stampa dell'avvento di mister Napoli, che è già diretto il primo allenamento martedì pomeriggio. Avete dato già notizie nei vostri siti, nelle televisioni, eccetera. Adesso io darei la parola al Presidente, il quale dà il saluto alla stampa e presenta il nuovo allenatore. Buonasera a tutti, grazie anzitutto per la vostra presenza. Tra l'altro voi siete una delle componenti fondamentali perché tutto ciò che riguarda l'immagine, la comunicazione, quello che una società riesce a fare nel bene e nel male, speriamo nel bene, viene trasferito all'esterno, voi siete, diciamo, il mezzo fondamentale per trasferire quella che è la volontà, i progetti e quant'altro. Io, prima di parlare di Tommaso Napoli, che non ha bisogno di presentazioni, vorrei ancora una volta ringraziare Nicola Terranova per tutto quello che ha fatto, non soltanto quest'anno, ma anche in passato, come ho già avuto occasione di dire, perché so benissimo in quali condizioni ha lavorato. Quindi a Nicola un abbraccio, un saluto, con il quale tra l'altro mi sono già rivisto dopo questa decisione molto sofferta, devo dire, perché non è stato facile, non è stato facile perché noi purtroppo, voglio dire, abbiamo voluto questo cambio, direi all'unanimità con tutti gli altri dirigenti, perché abbiamo l'ambizione di vincere, lo ripeto, non siamo qui per fare un campionato di transizione, siamo arrivati il 6 ottobre, abbiamo cercato con l'aiuto di tutti, anche vostro, di cominciare a lavorare per un futuro diverso, quello che merita secondo noi la città di Mazara. Parlare di Tommaso Napoli non vorrei dire più di tanto, cioè perché è una persona che conosco da quando era giovane, molto più giovane, è ancora giovane, però io lo conosco da quando lui, direi, ha cominciato a tirare i primi calci al pallone. E il suo curriculum, voi lo penso che lo conoscete già. E direi che questa è anche una scelta di prospettiva, visto che noi abbiamo l'ambizione di vincere, se così dovesse essere, mi auguro e spero che al di là di noi dirigenti ci sia anche un futuro per Mister Napoli. Grazie ancora e se avete domande siamo qui a vostra disposizione. Salvo, dire qualche parola come dirigente della squadra. Ma sicuramente noi dirigenti, col presidente in testa, stiamo facendo le corse. Come ha già detto, siamo qui da poco, dal 6 ottobre. Abbiamo dovuto organizzare una società e il materiale che abbiamo trovato, stiamo cercando di sfruttarlo al meglio, parlo del materiale tecnico. Diceva il presidente, è stata una decisione difficile. Cambiare per cambiare non serviva. Noi domenica dopo la partita, rientrando da Favara, eravamo quattro dirigenti in macchina, ci abbiamo pensato e poi abbiamo continuato una riunione a casa del presidente fino all'una di notte. In questo intermezzo abbiamo avuto 5-6 telefonate di allenatori che si offrivano. Ma ripeto, cambiare per cambiare non serviva. Noi avevamo puntato su Tommaso Napoli. Tommaso Napoli era un po' indeciso, titubante, perché giustamente è un professionista, può allenare in Serie A ed era molto riduttiva l'eccellenza per lui. Chiaramente la forza nostra è stato il conoscerci. Lui conosce noi, noi conosciamo lui. Di conseguenza qui c'è un progetto importante. Vogliamo vincere, come dice il Presidente, non siamo qui per fare un campionato di transizione e quindi la scelta è ricaduta su Tommaso Napoli, che pensiamo che per la piazza di Mazara è sicuramente un nome che nell'iter calcistico italiano, ma non palermitano o siciliano, è di spicco. Se ci sono domande. Tommaso No. Inizio. il saluto ufficiale alla Sì, innanzitutto buonasera a tutti, grazie alla vostra presenza. Devo pagare sicuramente due caffè a due amici che ho qui a fianco perché anche una cena. anche una cena. Perché gli elogi sono tanti, ma
è un impegno anche da parte mia, perché principalmente c'è un progetto, penso che prima del sottoscritto lo sapevate anche voi, da parte del presidente, del suo staff dirigenziale, per cui lui vuole vincere. Non è semplice perché ci sono sempre anche altre squadre che vogliono vincere. Siccome questo è un campionato, secondo me, forse abbastanza vincente, perché ci sono tanti allenatori bravi in questa categoria, tante squadre che si stanno rinforzando per vincere. Loro sono entrati a campionato iniziato, per cui sono ritrovati già ad avere una squadra già composta. Tutto sommato, grazie anche all'allenatore di prima, che per me ha fatto un ottimo lavoro, e io ho trovato una squadra anche abbastanza, forse un po' demoralizzata, perché l'ultima sconfitta è stata magari dal punto di vista mentale un po' pesante. Però ho trovato una squadra di ragazzi in gamba, di ragazzi vogliosi, per cui io penso che, anche come ha già elogiato il presidente prima, Nicola, ha fatto un buon lavoro. Capita anche che poi alla fine non si cambiano mai 20 giocatori, ma si cambia sempre l'allenatore. Io faccio questo di mestiere, mi è capitato anche a me, fa parte del gioco, però penso che Nicola abbia fatto fino adesso un buon lavoro. Per cui lo ringrazio per avermi fatto trovare anche una squadra che è abbastanza pimpante pure. Per quanto riguarda il progetto, c'è un progetto serio, non è semplice perché secondo me, ripeto, ci sono tante squadre che puntano a vincere. Col presidente prima, con Salvo, il signor Armato, abbiamo parlato anche prima, di poter portare anche qualche correttivo in squadra, a iniziare da qualche under. Ho parlato anche con Rosario, compagno, che siamo amici al di là del discorso calcistico, che ci sta dando una grossa mano, e sta dando una grossa mano soprattutto al presidente. Però già c'è un gruppo abbastanza buono. Io ho soltanto forse poco tempo per decidere, visto che si riapre il mercato, chi può fare al caso del Mazara Calcio. Come ho detto ai ragazzi, lo ripeto anche a voi, non ho partito preso con nessuno. L'unica decisione, lo dico perché l'ho detto prima al ragazzo, ma lo dico anche a voi, è quello di aver detto a Gancitano di andarsi a trovare una sistemazione, perché è meglio forse parlare chiari già subito, pronti via, e magari non trovarsi poi in difficoltà il ragazzo ad andarsi a trovare una sistemazione. Però con gli altri voglio vedere in questa settimana, 2 settimane, per cui non ho partito preso con nessuno, per vedere chi è da Mazara e chi non è da Mazara. Io sono venuto con grande entusiasmo. All'inizio magari ero un pochino restio, il che non significa che snobbavo la piazza di Mazara. Sono qui, sono con grande entusiasmo, perché Mazara è una piazza importante. Non lo dico per frasi fatte o per cercare di diventare simpatico alla gente, perché chi mi conosce sa che sono molto diretto nelle mie cose, forse anche troppo diretto. Mazara io la reputo una piazza importante, ha dei trascorsi importanti, non a caso dicevo ad alcuni amici qui che non sapevo nemmeno che Bisbal, che era l'allenatore del Mazara, che l'avevate anche esonerato, e poi negli anni successivi ha vinto dei campionati con la Juventus, per cui L'anno successivo. addirittura l'anno successivo. Questo è una cosa che mi ha fatto notare zio Antonio, il magazziniere, che è una bravissima persona, e che ho detto è passato anche Bisbal, per cui se ho preso anche, come dire, mi ritrovo anche qui senza saperlo, a Mazara, vuol dire che ci sono stati allenatori molto più importanti di Tommaso Napoli. E poi, avendo giocato tanti anni, anche un paio di anni a Marsala, seguivo anche da vicino questa piazza, e l'ho reputata sempre una piazza simpatica, bella, dove sono passati tantissimi giocatori importanti. Benissimo. Allora, Scusa, chi... vorrei fare una Prego. precisazione perché si è parlato di Rosario Compagno. Vorrei precisare che Rosario Compagno non fa parte dell'organico tecnico, dello staff tecnico del Mazara Calcio. È una persona di famiglia, quindi per me è un grande amico che ovviamente mi dà dei consigli, però non fa assolutamente parte dello staff tecnico Era del soltanto Mazara. per specificare che gli Sì, dava una mano al faccio presidente. capire. Ecco, chi vuole fare qualche domanda, può Io ho iniziare a farlo. fatto il discorso di Terranova un attimino proprio per Sì.
La decisione di sollevarlo dall'incarico è stata più legata ai risultati o alla mancanza di gioco da questo punto di vista? Ma guarda, questo potrei dire non ha molta importanza, nel senso, magari forse sbagliando secondo come viene interpretato. Direi che, l'ho detto già prima, Terranova l'ha ripetuto Napoli, Terranova ha fatto un ottimo lavoro. La nostra è stata una scelta, direi, in prospettiva. Quindi abbiamo pensato di guardare avanti. Quindi non è una scelta che deriva dalla sconfitta di domenica col Favara, o poteva anche essere quella in casa col Mussomeli, che sono le due gare dove purtroppo abbiamo preso la buccia di banana, no? Quindi è una cosa, devo dire sinceramente, apprezzando il lavoro di Nicola, che già nelle ultime settimane stavamo cominciando a valutare. Quindi non è una scelta maturata esclusivamente dalla sconfitta di domenica. Quanto cambierà la squadra nell'organico dopo la sostituzione dell'allenatore, dopo che mister Napoli diceva si valuteranno quali giocatori saranno da Mazzara? Sì, voi sapete benissimo che noi siamo arrivati quando già la campagna era chiusa, quindi in questo primo periodo abbiamo potuto fare poco, però non siamo rimasti inoperosi, nel senso che comunque sono arrivati degli elementi come Filidoro, come Comegna e come Ortolini. Quanto cambierà è una decisione poi che prenderemo a seguito di questi incontri che abbiamo fatto con l'allenatore. Ci sono in programma dei cambiamenti, certamente sì, però non possiamo dirvi nulla perché niente è certo ancora, e quindi parlare di nomi sarebbe anche sbagliato. Anche perché c'è da valutare questi ragazzi che lo meritano. Ma in accordo con l'allenatore oppure fate voi, perché l'allenatore ancora non conosce la squadra? Beh, l'allenatore la squadra, ma io l'ho vista, fortunatamente la conosce. L'ho vista giocare due volte. Fortunatamente la conosce, perché essendo anche lui una persona molto vicina a noi è già stato due o tre volte. Per lavoro mi trovavo a Palermo, io vivo fuori Palermo. Quindi poi allora, siccome mi piace il calcio, vado a vedere qualsiasi cosa. Una cosa importante è che noi comunque abbiamo già detto alla squadra che queste due settimane saranno, direi, fondamentali per quanto riguarda la valutazione dell'attuale organico. Però è chiaro che qualcosa... cambierà qualcosa a livello di schemi, metodo, cosa rispetto a... Ma di sicuro io penso che ogni allenatore ha un suo modo di vedere calcio, non è che... Il mio è quello giusto, è quello dell'allenatore. Cerco di, visto che è una squadra che trovo già, come dire, costruita, cercherò sempre di sfruttare le loro caratteristiche, perché io penso che un allenatore deve essere anche bravo a cercare di sfruttare quelle che sono le caratteristiche. Diciamo come giocavano i colpi. No, io cercherò, perché essendo qui da due giorni, cercherò di mettere meno casino possibile in testa ai giocatori. Sicuramente vi dico che se per necessità o per qualche altra cosa che possa succedere, perché uno può anche cambiare in corsa, io ho già la fortuna di avere una persona che prima di me ha giocato con la difesa a 3, ok? E bene o male loro hanno memorizzato questo. Io preferisco più una difesa a 4, perché una difesa a 3 devi avere, non che non sono bravi sti ragazzi, non mi fraintendete nelle mie parole, avendoci anche giocato da qualche secolo fa anche da calciatore, una difesa a 3 deve avere 3 giocatori che siano bravi a scalare velocemente, perché se giochi con un 3-4-3, con un 3-5-1-1, 3-5-2, quante volte trovate o una difesa appiattita a 5 oppure la famosa coperta che si allunga da una parte e si accorcia dall'altra, che certe volte magari un attacco va in profondità. Se non è bravo il centrale a scalare velocemente, si formano anche dei buchi. Allora preferisco più una difesa a 4, soltanto questo. Poi da valutare se è un 4-3-3, un 4-2-3-1. Siccome sono qui da due giorni e sto cercando un pochino, innanzitutto, di capire quei giocatori che io non conosco, perché alcuni non hanno giocato, quei ragazzini che penso che sapete che in queste categorie gli under sono fondamentali e importanti, perché una squadra si costruisce prima dagli under e poi dagli over. Over ne troviamo a non finire, under forse un po' meno, soprattutto under che siano di qualità. Ok?
Perciò abbiamo ancora a disposizione altri due giorni prima della partita, cercando di valutare qual è la migliore soluzione e formazione migliore da poter mettere in campo. Senza dimenticare che per mercoledì c'è il genere. Esatto, questo è un qualcosa che viene per chi subentra non a favore ma viene un po' a danneggiare, e lì dobbiamo essere anche bravi a cercare di capire, pronti via dopo la partita, perché innanzitutto pensiamo a quella di domenica che secondo me è importante, e incontriamo anche una squadra abbastanza organizzata dalle informazioni che mi sono arrivate. Per quanto riguarda quella del mercoledì, per ora pensiamo a questa. Infatti un ragazzo ho detto che di soffermarci a lavorare su quello che è il discorso Castelbuono, di dimenticare, perché purtroppo nel nostro mondo siamo abituati la domenica sera fino a lunedì pensare a quello che è successo, per dire, vedi Favara, ma poteva essere un'altra partita, ma già pensare a quella successiva, perché se ti soffermi su quella precedente rischi anche di fare arachiri su quella successiva. Scusa, andando via Cangitano, pensate di sostituirlo con qualche altro? Allora, Cangitano viene già da un... sicuramente... Non è giocato. Sì, allora le dico... Innanzitutto, ripeto, ho rispetto per questi ragazzi e devo cercare di valutarli. Gangitano ha la sfortuna che l'ho trovato infortunato e ha ripreso da esattamente martedì, da quando sono arrivato io. Ok, io non ho tanto tempo a disposizione. Se lui era nel gruppo lo valutavo come lo sto valuto anche gli altri. Poi sempre, come ha detto prima il presidente, come ha detto il direttore prima, non è che cambiamo tanto per cambiare, per dire alla piazza va via Tommaso e viene Michele, no, cercando di cambiare, cercando di portare anche un po' più di qualità e di esperienza in questo gruppo, perché i campionati si vincono anche se c'è un gruppo di giocatori. In avanti, solo Toline e Delfini bastano per vincere un campionato. Buonasera, grazie. Anche ciao. Allora Ciccio abbiamo giocato anche insieme, l'ho visto giocare, guarda caso, in quelle due partite che sono andato a vederli, risultando uno dei migliori in campo a 44 anni, poi magari non ce l'ha fatta a tenere i 90 minuti, però è un giocatore importante sia di spogliatoio sia quando viene chiamato in causa. Naturalmente se c'è la possibilità, perché io sono arrivato da due giorni, la possibilità di poter andare a incrementare quello che è il mio attacco con un giocatore importante, io penso che la società non viene meno a quello detto. No, Ciccio vi dico subito. Ma l'idea nostra, scusa. Prego. Allora, a scanso di equivoci, l'idea nostra è quella non di mandare a casa degli altri giocatori, l'idea nostra è di tenere chi merita, e questo ce lo dirà il futuro, quindi quello che abbiamo anche detto alla squadra, cioè il potenziamento non implica necessariamente l'allontanamento di questi attuali giocatori, perché per noi questi meritano di stare nel Mazzara, però adesso devono dimostrarlo, perché fino ad oggi lo hanno fatto a fasi alterne. Allora, noi abbiamo bisogno di continuità, non vogliamo cali di tensione, quindi adesso sono tutti sotto esame, però possono rimanere. Questo però non esclude il fatto che noi stiamo lavorando per potenziare maggiormente alcuni settori, che sono l'attacco, il centrocampo e perché no la difesa. Quindi questi sono. Poi ci sono anche pochi under. Sì. Allora già la prima cosa da andare a cercare è qualche under importante per questo gruppo. Ci stiamo muovendo, tant'è che arriveranno degli under importanti e che attualmente sono anche in società professionistiche. Perché poi anche il gruppo tra virgolette degli over, che quando io parlo di anziani parlo in senso buono della parola, dei giocatori esperti, diventano importanti se hanno degli under anche importanti, perché non è che il gioco del calcio, penso che non è che l'ho scoperto io, si gioca 11 contro 11, quando poi magari c'è il ragazzino che non è pronto, c'è quell'altro che ci devi lavorare, ogni allenatore vorrebbe un under già pronto e tutto quanto, io lo so che con parecchi ragazzi dovrò lavorare. Non è opportuno oltre ad avere l'allenatore dei portieri, avere un allenatore dei giocatori, proprio dei giovani calciatori, perché tutti, la maggior parte vengono dalla categoria allievo o juniores, e secondo me a tutti i livelli sono tutti impreparati,
Io è da sempre, da 4-5 anni, diciamo, sono d'accordo con lei su questo. Credo che ci vuole l'allenatore dei giocatori, perché devono imparare a stoppare la palla, a stoppare a seguire, allora, a palla. Io non so se lei ha visto, io non so se lei ha visto ieri cioè i miei due allenamenti, no, che ho lavorato. No, anche perché non perché da solo non può fare questo, l'allenatore deve fare altro. No. L'allenatore deve cercare di insegnare anche calcio. Non è soltanto, e purtroppo sai che cos'è, che il calcio, no, le spiego una cosa, io due giorni io vedevo fare degli allenamenti che, come mettiamo per dire, la palla qua davanti, il giocatore per anticipare. Signor, mi scusi, lei si era Ligata, perciò un nome anche, no, le spiego, se lei mi dà la possibilità di poter rispondere alla sua domanda, io è due giorni che sono qui, e chi ha visto i miei allenamenti, io lavoro da due giorni sulla tecnica individuale a coppie, ma soprattutto anche su un discorso tattico, non di moduli, ma soprattutto del livello di postura, di movimenti, di attacco alle traiettorie, di situazioni di giro palla veloce, di palle giocate non in orizzontale. Ho avuto poco tempo, perché se uno parte dal ritiro per campionato, il ritiro per campionato non è che si fa perché si va a pigliare l'aria fresca in montagna e si dorme bene la sera e si mangia bene, perché sono posti bellissimi di montagna. Si va per lavorare, lo fanno in Serie A questo, quello della tecnica. L'ho visto fare a Totti, che penso che sia un grande giocatore, per cui possiamo migliorare sotto questi aspetti qui, dalla tecnica individuale al discorso anche di tattica e di... Perciò questo lo facciamo sicuramente. C'è qualche altra domanda e chiudiamo? Signor Licata, consentimi, sfondo una porta aperta. Noi siamo coscienti che abbiamo una lacuna nel settore giovanile, ma noi siamo arrivati a ottobre. Il settore giovanile si organizza 6 mesi, un anno prima. Il tempo noi non l'avevamo. Né tampoco oggi Tommaso Napoli può fare scuola calcio ai ragazzini. Ma lei ha ragione, perché la forza di una società che vuole programmare il settore giovanile, e si programma con le selezioni di un prodotto buono su cui lavorare, e con i tecnici, e con un'organizzazione dirigenziale. E noi abbiamo questa lacuna, ne prendiamo atto, lo sappiamo, ma non potevamo fare i miracoli arrivando qui i primi di ottobre, organizzare la prima squadra e anche tutto il settore giovanile, che è più complicato organizzare il settore giovanile che la prima squadra. Per l'ultima domanda, l'impegno di Donnelly, come siamo combinati? Quindi? Infortunati, cose? Squadre... Ma infortunati noi abbiamo Ferracane, che è rientrato, un ragazzino che è rientrato nel 96 se non ricordo male, è rientrato pure questa settimana da un'elongazione al polpaccio, bisogna guardarlo un po' a vista, perché non è che da un'elongazione al polpaccio basta che uno fa un passo falso alla ricaduta, ed è peggio. Camarieri ha una spalla in disordine, per cui non è una cosa che sarà a breve di rientro. Poi c'è, vabbè, a parte Gangitano, Erbini, che conoscendo Ciccio, perché ripeto abbiamo anche giocato assieme e so che lui ha voglia di rientrare velocemente, ma bisogna andare anche cauto. Infatti ma io ho chiesto onestamente se se la sentiva di fare già una decina di minuti, perché già si è aggregato con il gruppo e tutto quanto. Non se l'è sentita, ha lavorato cercando di tenere il mantenimento, sostituendo un po' quello che è la mancanza della partita e tutto quanto, e lo ha fatto abbastanza bene anche mentre facevamo l'amichevole con lo Strasatti. E poi c'è Palazzo, che ieri ha avuto un'influenza, ha avuto febbre a 37,5-38, che non ho fatto spogliare, ho mandato a casa, perché è meglio stare al caldo che stare al freddo. Quindi volevo sapere... Ma il che ci sono sempre dei sostituti validi che cercheranno di... Non è che ci mettiamo a piangere, perché no, mancano questi ragazzi. In che condizioni ha trovato la squadra, mentali e fisiche? Allora, l'ho detto prima, elogiando Nicola, ho detto che ho trovato una squadra che... Tutto sommato con giocatori che io già conoscevo, perché anche se non manco da questo campionato dalla bellezza di 5-6 anni, quando ero a Licata che ho vinto il campionato a Licata, ho trovato una squadra mentalmente un po' con il morale sotto i tacchi, perché poi ho visto che c'era anche un attaccamento particolare con l'allenatore.
un gruppo abbastanza unito e compatto con l'allenatore. Infatti la cosa che ho detto, di solito paga sempre l'allenatore, non 20 giocatori che vanno via. Per cui a livello mentale è un po', diciamo, col morale sotto i tacchi. Dal punto di vista fisico, tutto sommato, stanno discretamente bene, abbastanza bene. Dico. Allora ci sono due giorni, insomma, si può migliorare. Ma guardi, due giorni ti servono per, soprattutto per dare una spolverata e cercare di capire. Infatti ho detto, se sono abituati a determinati calci d'angolo, schemi, quelli e quell'altro, anche se io vado a mettere 5-6 schemi di calcio d'angolo, loro quello che hanno memorizzato è quello che c'era precedente. Allora è meglio mettere uno o due schemi soltanto che magari a quello che loro hanno. Cioè uno meno casino e meno confusione mette quando subentra un allenatore, è meglio che andare a cercare di mettere più cose, perché poi alla fine vi posso garantire, uno da 7-8 situazioni di gioco, io già sono contento se me ne mettono in atto una soltanto, che non è che sono dei robot, ci vuole la ripetizione del gesto, i movimenti fatti sempre di continuo. Perfetto, allora grazie a tutti. Sì, grazie a voi. Forse devi chiudere il Presidente. No, più che chiudere vorrei salutare gli amici della stampa. Sta arrivando. Che trasferiranno anche questo messaggio alla città. Questo è il mio pensiero. Gli auguri, Mazzaresi, vinceremo insieme. Grazie. Grazie.